i destinatari finali di questo lavoro del messaggero che sceglie la traduzione innanzitutto, è il pubblico dei lettori. Giancarlo Gaeta però rende evidente nella sua prefazione di farsi, se non ci piace la parolina messaggero, potremmo dire di farsi mediatore, di farsi intermediario, ma a me devo dirvi che messaggero piace, di farsi messaggero di una voce remota che ha un timbro suo proprio, per l'appunto la voce di Simone Weil. Qual è il timbro dichiarato da Giancarlo, che Giancarlo Gaeta ha colto? Il timbro della voce remota che giunge a Simone Weil è il timbro inconfondibile della realtà. Come si accosta Giancarlo Gaeta a questi testi? Lui usa due parole, timore e seduzione. Quindi la postura è quella di chi si accosta e si inerpica, timoroso, nei confronti di una vita e di testi che esercitano su di lui un potere di seduzione. Come aggira Giancarlo Gaeta questo ostacolo di essere messaggero del messaggero di una voce remota? Sceglie di non sfuggire al potere di interrogazione che viene dall'esistenza di Simone Weil. Non sto parlando di testi, sto parlando dell'esistenza di Simone Weil. Cerca di salvaguardarne il potere di interrogazione che dai testi emana e cerca di restituire ai lettori, ai destinatari finali, questo potere di interrogazione mediante la traduzione. È una traduzione, quella di Giancarlo Gaeta, se confrontata con altre traduzioni, sia italiane che spagnole o di altri paesi, è una traduzione molto fedele al testo originale, che non aggiunge e non toglie alcunché. Ed è molto fedele anche alla voce remota che in qualche modo ci restituisce. E sceglie a sua volta un intermediario. L'intermediario che sceglie è la vita di Simon Petremain. Sceglie quindi un'opera anomala, perché potrebbe essere una biografia, ma lo stesso Giancarlo Gaeta per l'appunto la chiama e la definisce un'opera anomala, ma quello che è più interessante è che quest'opera anomala, questa biografia, la vita di Simone Weil, scritta da Simone Petremain, è il frutto di un'amicizia del corpo e della mente. L'anomalia è un termine ricorrente nei saggi che troverete in questo libro, e forse è il termine adeguato che Gaeta usa per rendere evidente quello che lui definisce una ricerca, quella di Simone Weil, cito le sue parole, che si volge a un passato remoto. Torna quindi la voce remota, ma anche il passato remoto a cui si volge Simone Weil, che quella della voce Simone Weil, scrive Gaeta, che volge le spalle a paradigmi storiografici e teologici e che comporta che non possiamo includere il pensiero di Simone Weil in nessun campo, né nel campo della teologia a cui siamo abituati, né nel campo della storiografia a cui siamo abituati, né tantomeno, se parliamo di politica, nel campo reazionario o nel campo progressista, perché li eccede tutti. L'eccedenza è un tratto tipico di molte donne che scrivono ed è un tratto tipico anche, lo voglio segnalare, perché spesso, no, quando ci troviamo davanti a scrittrici che conosciamo un po' tutti, cito per esempio una Elsa Morante, e non la cito casualmente anche perché è stata una lettrice di Simone Weil, c'è qualcosa che riguarda le categorie a cui noi siamo abituati, che queste signore della filosofia, della scrittura, in qualche modo mettono a soqquadro.
La stessa cosa vale per l'itinerario spirituale, anche lì possiamo parlare, e Giancarlo Gaeta parla, di anomalia. Allora, anomalia vuol dire non conforme. Vorrei segnalare non tanto difforme, ma anomalia, penso, questo lo chiedo a Giancarlo Gaeta, a mio giudizio, rende evidente l'idea della non conformità del pensiero e dell'opera di Simone Weil alle categorie a cui noi siamo abituati. Giancarlo Gaeta ha il pregio in questo libro di non dipanare i pensieri di Simone Weil, di non mettersi nella posizione superiore dell'ermeneuta che conosce, coglie la verità implicita o esplicita nei testi tradotti, nei testi di Weil tradotti, ci porge invece degli elementi, delle tracce a volte sobriamente accennate ma restituite sempre con grande chiarezza. E la straordinaria capacità che ha Giancarlo in questa, per quello che riguarda la lingua da lui scelta, è che spinge chi legge ad andare alla fonte. Quindi noi leggiamo questi testi e siamo a nostra volta come lettori e lettrici spinti ad andare alla fonte, che sono i testi di Simone Weil, e a divenirne lettori intelligenti, lettrici intelligenti. Parlavo poc'anzi del marchio particolare che in quasi tutti i saggi Giancarlo Gaeta coglie, il marchio del pensiero di Simone Weil, e mi riferisco soprattutto agli scritti che accompagnano la nascita del totalitarismo in Germania, in particolare a uno scritto di Simone Weil, Prospettive, andiamo verso una rivoluzione proletaria. Quello che in tutti i saggi Giancarlo Gaeta mette in evidenza è che la questione dell'oppressione che Simone Weil attraversa e che ci restituisce è sempre quella, fino alla fine possiamo dire, del rapporto collettività-individuo. Cioè la vera questione per la soluzione dell'oppressione sociale, la vera questione riguarda il trovare una soluzione alla questione del rapporto tra collettività e individuo. Giancarlo Gaeta non tralascia mai, tuttavia, la dimensione esistenziale di Simone Weil. Anche, per esempio, quando si sofferma sulla questione del lavoro, rileva il marchio, anche questa parolina viene ripetuta spesse volte, mi colpisce perché il marchio come parola è una parola molto, molto significativa, che ha una carica semantica che è, risulta a tutti chiara, il marchio dell'esperienza di fabbrica nella vita, nel pensiero di Simone Weil. La filosofa, scrive Giancarlo Gaeta, ha toccato il fondamento reale dell'importanza che si ha. Scusate, mi rifaccio un attimo a un brevissimo passaggio. Simone Weil lavorò per un breve periodo in fabbrica e registra la sua giornata, ciò che accade nella giornata in cui lavora come operaia, la registra su un diario e questo diario è stato ritradotto, la prima volta è stato tradotto da Franco Fortini, poi è stato ritradotto e qui viene riportato il saggio che accompagna per l'appunto la nuova traduzione del diario. Allora, scrive Giancarlo, va inoltre ricordato il racconto drammatico delle prime due terribili giornate di lavoro alla fabbrichetta Carnot, rivelatasi un vero e proprio bagno penale, e quelli dei giorni trascorsi alla ricerca di un nuovo lavoro, punteggiati da conversazioni con operai e operai
nella sua stessa condizione, e ancora la pagina scritta subito dopo la conclusione dell'esperimento con un primo tentativo di bilancio, amaro per ciò che ha capito della condizione della classe di quelli che non contano agli occhi di nessuno e che non conteranno mai, qualunque cosa accada. Doloroso per il mutamento del proprio sentimento della dignità personale, seppure nella consapevolezza di avere finalmente scoperto il fondamento reale dell'importanza che si ha. Ecco, l'importanza che si ha è un'espressione di Simone Weil, però in queste poche righe Giancarlo Gaeta ci dà non tanto una chiave di lettura, ma in qualche modo traccia di ciò che quell'esperienza di fabbrica ha lasciato come marchio sul pensiero di Simone Weil. È cambiata, cambia in qualche modo la sua visione, perché ha scoperto che l'importanza che si ha non dipende dai diritti, per esempio, di cui godiamo, non dipende dal sentimento della propria dignità personale, messi in altre circostanze, come fu, ecco, per scelta messa in altre circostanze Simone Weil, questo sentimento della dignità personale comprendiamo che non dipende da me, soggetto, ma dipende da ciò che io vivo, vale a dire le condizioni di subalternità della lavoratrice e del lavoratore al sistema produttivo e l'impotenza che ne emerge. Che cosa ha significato l'esperienza di fabbrica per Simone Weil? Anche lì Giancarlo Gaeta puntualizza benissimo, dice che quell'esperienza ha significato la messa in atto, sto citando, pagine 101-102 perché ha il libro, la messa in atto radicale di un orientamento di vita corrispondente al bisogno primario dell'uscita definitiva dal mondo dell'immaginazione. Quindi la dimensione esistenziale di Simone Weil è sempre tenuta presente da chi ci accompagna in questa lettura delle opere di Weil. Il saggio che è in assoluto, a mio parere, più straordinario, è stato completamente rivisto per questa edizione rispetto a quelli che erano usciti per i quaderni, è per l'appunto questo che accompagna i quaderni. Lì Gaeta riflette sulla scrittura di Simone Weil, coglie ciò che fornisce unità formale alla scrittura. I quaderni di Simone Weil sono quaderni di frammenti, non hanno, sembrerebbe che non abbiano una loro unità formale. E Giancarlo Gaeta individua anche lì qualcosa che sta che mette a contatto il pensiero con la dimensione esistenziale. Scrive Giancarlo Gaeta: il continuo fluire dei frammenti sull'orlo del precipizio della condizione umana. Simone Weil mette pienamente in luce qualcosa che riguarda non la sua semplice dimensione esistenziale, ma qualcosa che va oltre, che riguarda la condizione umana di tutti. E mette anche in luce la novità della filosofia di Simone Weil, senza fare e senza adoperare parole complesse. Dice usa tre verbi che danno l'idea di che cosa sia la filosofia di Simone Weil. Dice che la filosofia di Simone Weil sta nel non separare, e questi sono i tre verbi, concepire, sentire e agire. E in effetti la filosofia di Simone Weil, per chi la legge, può essere per l'appunto racchiusa in questi tre verbi che stanno strettamente uniti l'uno all'altro.
Ma la filosofia di Simone Weil è anche, mi avvio alla conclusione, e anche consiste anche, scrive Giancarlo Gaeta, nel superamento del punto di vista. Quindi torno alla voce remota di Simone Weil, che attraversa i testi di un passato remoto, basta pensare ai testi raccolti nella Rivelazione greca, testi che recuperano la sapienza misterica e testi che mette giustamente in evidenza Giancarlo Gaeta, distolgono da ogni illusione prospettica. Ecco, io credo che per l'appunto Giancarlo Gaeta ci dia questo dono di annunciare e denunciare non qualcosa di conchiuso, ma qualcosa che in qualche modo ci sospinge ad andare a tornare alla fonte, così come quando attraversa la questione del radicamento, la questione del bisogno di radicamento, e cerca in qualche modo di non virare verso l'assolutezza degli obblighi nei confronti dei diritti. E la è una delle questioni capitali per Simone Weil, affrontata in quel grande testo che è La Racinement, la prima radice, ma anche in un piccolo testo che è La Personne, Les Sacrés, che è di facile lettura, ma di difficile comprensione in tutti i passaggi, ma credo che lì, anche lì, enunci Giancarlo Gaeta in quanto lettore, enunci per noi che siamo i lettori finali quella che è la questione e annunci ciò che è una novità per tutto il pensiero del Novecento, ma anche per il pensiero di oggi. E vorrei concludere con una questione che per me è fondamentale e su cui mi piacerebbe rivolgere una domanda a Giancarlo Gaeta, perché è un passo che mi ha colpito già la prima volta in cui lo lessi, ma mi continua a colpire adesso rileggendo questo bel volume di saggi. È un passo che riguarda Venezia Salva, è una tragedia scritta da Simone Weil, a cui lei teneva tantissimo, in cui si affronta, dico brevemente, la questione del potere. E Giancarlo, e con questo chiudo, e faccio la domanda, leggo questo passo e poi chiudo. Venezia Salva, Giancarlo Gaeta scrive, Venezia Salva può essere considerata come l'equivalente moderno dell'Antigone di Sofocle. Ambedue sono tragedie del potere e in quanto tali senza via d'uscita. Comunque non sul piano delle risoluzioni mondane. Ambedue dimostrano che laddove il potere è al servizio di se stesso, si tratti di un potere personale o statale, non c'è spazio per la giustizia, né per la compassione, né per la bellezza, né per la verità. Tutte nozioni, ci ricorda Simone Weil, che a differenza di quelle correnti nell'ambito della politica, quali democrazia, diritto o persona, appartengono a un ordine superiore, perché non sono commiste di male, appartengono ad un ordine impersonale e divino. La domanda che vorrei fare a Giancarlo, questo è un passaggio molto importante. È molto importante la fonte, vale a dire la tragedia incompiuta, Venezia Salva di Simone Weil, ma è anche molto importante ciò che Giancarlo Gaeta qui scrive. Siccome oggi noi ci ritroviamo in questo momento storico, drammatico, ci ritroviamo a reinterrogarci sulla questione della politica, sulla questione del potere
dei singoli, personale, oppure sulla questione del potere dello Stato, allora sembrerebbe correttamente rispetto a quello che Simone Weil scrive, ma sembrerebbe anche che non ci si lasci via d'uscita. È come se noi oggi, rispetto alla ripetizione di un paradigma di potere, di un paradigma di oppressione che si ripete ancora una volta e con lo stesso e con le stesse modalità, anche se diverse perché viviamo in un contesto diverso, sembrerebbe che ancora una volta noi siamo costretti a subirlo il potere e non possiamo trovare una via d'uscita. Chiedo a Giancarlo se vuole, se ha voglia, se è possibile, di approfondire, ma non c'è qualche varco perché noi oggi possiamo non solo ribellarci al potere, ma anche approfittare delle tragedie del potere? Grazie. Grazie a Maria Concetta Sala per questo intervento, ma grazie anche naturalmente per le numerosissime traduzioni e tutti i libri che ha curato dedicati a Simone Weil. Ha citato appunto La rivelazione greca, ma anche Diario di fabbrica, moltissimi, appunto fino all'ultimo di cui parleremo domani. Adesso vorrei dare la parola a Matteo Marchesini, che conoscete tutti perché è un poeta, uno scrittore, ma anche un giornalista e un lettore di Simone Weil da molti anni. Da parte mia volevo solo sottolineare di nuovo un altro passaggio della prefazione di Giancarlo, che ritorna anche nelle parole di Maria Concetta Sala, cioè la capacità che ha avuto in qualche modo di mettere in luce questo legame nascosto che lega tutta l'opera di Simone Weil. Credo che il grande valore sia stato proprio questo, cioè di permetterci di vedere questo legame e anche di trasmetterci questo pensiero che lui stesso definisce come un pensiero che in nessun momento evade il compito di comprendere la vita degli uomini. Quindi forse questo varco che stiamo cercando risiede proprio in questa qualità di scrittura di cui cercavo di parlare prima, cioè una scrittura che ci permette di sospendere il pensiero in alcuni momenti, di entrare anche grazie proprio alla forma con la quale ci è stato restituito. Matteo Marchesini. Grazie. Si sente, sì, è acceso. Negli anni Ottanta, mentre Giancarlo Gaeta curava i quaderni di Simone Weil e li pubblicava per l'editore Adelphi, una piccola rivista a quattro mani che si imbastiva tra Bologna e Piacenza, Diario, di Pier Giorgio Bellocchio e Alfonso Berardinelli, si occupava di questo lavoro, pubblicava anche un testo raro di Simone Weil e oltre a fare questo, Pier Giorgio Bellocchio, che è dei due l'autore più naturalmente satirico, ogni tanto in qualche breve pezzo aforisma si occupava anche della nuova Italia degli anni Ottanta, dell'Italia più opulenta e appariscentemente consumistica e colorata e di come questa Italia volesse tentare di ridurre il pensiero ai tempi televisivi e lo faceva semplicemente mettendo in mezzo a questo suo zibaldone delle cose del tipo: signor Manzoni, ci vuol dire com'è avvenuta esattamente la sua conversione? È stata proprio in mezzo alla folla? È così che si è svolta? E due o tre righe erano dedicate a Simone Weil. Signorina Weil, preferisce essere qualificata una spiritualista o una fautrice della prassi? Ci può dire in una battuta se la sua morte per inedia è stata volontaria? Dopodiché il telecronista voleva sbarazzarsene perché doveva dare la linea a Poltronieri per il Gran Premio del Belgio.
Ecco, in maniera meno brutale di questa, però, ma anche per questa ragione forse più insidiosa, molti interpreti, ed è cosa nota, hanno provato a separare nettamente, ognuno tirando dalla sua parte, Simone Weil, la militante rivoluzionaria sui generis dei primi anni 30 da la donna che ha, come dire, ha avuto quelle esperienze mistiche e ha intrecciato un dialogo con due religiosi cattolici alla fine degli anni 30 e inizio anni 40 e che secondo alcuni si sarebbe addirittura convertita in extremis in un sanatorio del Kent. Credo che tra i tantissimi meriti di leggere Simone Weil e in generale dei testi di Giancarlo Gaeta, che sono i testi, i commenti sui quali ho imparato anche a confrontarmi con questa autrice così, come diceva Maria Concetta Sala, così limpida ma così difficile, credo che tra i meriti di questo libro e dei testi di Giancarlo ci sia anche proprio avere rifiutato questa alternativa, perché è una falsa alternativa, nel senso che se si leggono i quaderni, le opere e anche i primi saggi di Simone Weil, si vede come a poco, certo non è un pensiero che resta sempre uguale a se stesso, ma che semmai la linea, le linee di sutura, gli sviluppi non sono questi, non sono dalla politica qualcosa che politica non è, ma sono semmai, dopo aver affrontato e avere registrato per tempo con straordinaria intuizione alcuni fenomeni politici che stavano avvenendo nell'Europa d'inizio anni 30 e avere capito che occorreva guardarli e inserirli in un'altra cornice, e di qui anche la, appunto, come è stato detto, la critica radicale, radicale del potere. Simone Weil, come Simone Petremont, la sua amica, la sua biografa, poi di cui si occupa Gaeta in un bel saggio in apertura di questo libro, erano state allieve di Alain, un grande filosofo giornalista, diciamo, francese, e l'eredità di Alain fa capire abbastanza bene, credo, come il cosiddetto misticismo, il misticismo possibile nel Novecento come quello della Weil, sia una cosa sola con una tradizione di razionalismo molto radicata nel pensiero francese. Qui ci sono delle pagine sottili e chiarissime però di Giancarlo Gaeta, che in particolare si occupa del rapporto di Simone Weil con la tradizione gnostica e le affinità, ma anche qui le differenze, chi ha voluto riportarla verso quella riva, a chi ha voluto riportarla verso quella riva, Gaeta obietta il fatto che la concezione di Simone Weil di un Dio che si ritrae per creare rende il mondo non il luogo delle tenebre, no? Ma un luogo che è possibile proprio per questo ritrarsi del divino, quindi non c'è l'opposizione che c'è nella tradizione gnostica, a cui pure lei ha guardato con tanto interesse. Ma credo che, prima Maria Concetta Sala diceva Giancarlo Gaeta, io sto provando a ripeterlo adesso, non ha voluto forzare, non ha voluto risolvere i nodi che esistono nel pensiero di Simone Weil. Ecco, facendo questo è stato davvero weiliano, nel senso che una delle prime cose, lui lo dice benissimo in questi saggi, che Simone Weil fa e dichiara di fare è la contemplazione delle contraddizioni che riguardano tutti i livelli dell'esistenza umana, privata, cosiddetta privata e collettiva. Ed è la ragione, in parte probabilmente, della frammentarietà della sua opera, ed è la ragione per la quale la gran parte dei sistemi filosofici le appaiono, se si può dire così, quello che in psicologia si chiamerebbe una sorta di acting out, di sfogo che tenta di risolvere qualcosa che in realtà non è risolubile attraverso il pensiero. Cioè, Simone Weil dice, in molti sistemi filosofici, da Aristotele a Kant e oltre, si trovano bellissimi pezzi, come bellissime colonne, capitelli, reperti, ma il sistema è una menzogna, perché il sistema è il tentativo di risarcire delle contraddizioni che invece devono essere contemplate come tali perché non sono risolvibili. E
una delle contraddizioni, o meglio, una delle, come dire, degli accostamenti dei quali sembra non potersi far altro che avviarsi a una contemplazione, poi a un assorbimento vitale di cui però poco si può dire a parole, è proprio il rapporto tra la necessità a cui il mondo è sottoposto, la forza della necessità, e il bene assoluto, il piano del soprannaturale. C'è un rapporto misterioso che lega tutto questo, ma è un rapporto che non si può tradurre pensando di poterlo fare, appunto risolvendo le contraddizioni, sul piano sociale, di quella che Platone chiamava la bestia sociale, la veil. Lo cita più volte. Per questo, nel brano che citava Maria Concetta Sala, no, ci sono dei concetti che sono, come dire, spuri, che sono inquinati, i concetti di democrazia, i concetti che hanno a che vedere con la vita pubblica, che ci servono, ci sono utili, ma dobbiamo sapere che questi due piani, il piano del bene e il piano della necessità, sono uniti soltanto da quella che per la Veil è la mediazione della passione, della incarnazione e della passione. Quindi in questi saggi si vede come la Veil non sia mai stata lontana dalla riflessione politica, ma ha inserito la riflessione politica da un certo punto in poi con il massimo rigore dentro una riflessione che non poteva sopportare in nessun modo le mezze misure. Magari può sopportare la prassi, nella prassi è ovvio, si fa quello che si può, insomma, si fa quello che si deve, accada ciò che può, ma non il risarcimento ideologico di ciò che tocca fare nella prassi. E qui vorrei citare, perché trovo davvero indicativo e una delle pagine più belle forse di Simone Weil, con il commento di Giancarlo Gaeta, quello che la Weil dice di Marx, che invece ha tentato di risarcire quella che è un'analisi spietata della società moderna e dei suoi rapporti di forza, di produzione, con qualche cosa, con una ideologia che non è assolutamente estraibile da quell'analisi, ma che è una sorta di, appunto, acting out, di risarcimento immaginario, illusorio. Dice Simone Weil: Marx era incapace di un autentico sforzo di pensiero scientifico per il semplice fatto che non lo interessava. Questo materialista non si interessava che della giustizia, ne era ossessionato. La sua visione così chiara della necessità sociale era di natura tale da condurlo alla disperazione, perché è una necessità abbastanza potente da impedire agli uomini non solo di ottenere, ma persino di pensare la giustizia. Egli, però, non voleva disperare. Sentiva irresistibilmente in sé che il desiderio di giustizia dell'uomo è troppo profondo per ammettere un rifiuto. Allora si è rifugiato in un sogno in cui la materia sociale stessa si incarica delle due funzioni che essa proibisce all'uomo, e cioè non solo di compiere, ma di pensare la giustizia. E commenta Giancarlo Gaeta: forse mai critica è stata più severa e insieme più carica di umana comprensione e partecipazione, così da non potersi dubitare che l'angoscia di Marx era in certa misura quella di Simone Weil stessa. Prima Marx è un materialista spietato e poi dice a questa materia: bene, adesso trasformati, trasforma tutto e arriviamo al mondo senza classe. Su un altro piano mi ricorda la critica che faceva non solo a Marx, ma molto pensiero moderno, Giacomo Noventa, quando diceva, no, alcuni pensatori dicono agli uomini: siete bestie, siate uomini. E questo lui lo chiamava virtuismo, no? Era questa la contraddizione. E vado per titoli molto velocemente, dicendo alcune delle cose che secondo me sono essenziali, che almeno Giancarlo mi ha fatto capire, o forse mi ha fatto capire di Simone Weil, oltre alla lettura diretta. Intanto alcuni problemi che appunto sono posti, non risolti. Di uno si parlerà, se credo, nella presentazione di domani, cioè la scienza moderna, il fatto che la scienza moderna, ma la Weil direbbe anche già l'uomo del Rinascimento, a poco ha perso il rapporto con l'interezza dell'essere umano, le sue esigenze morali,
Diceva i greci erano geometri anche davanti alla virtù e viceversa in loro la scienza non si staccava appunto dalla virtù e dalla morale e la scienza moderna si è tradotta in un qualcosa di complicatissimo, no? Quando nelle lettere suo fratello le dice tu non puoi capire quello che ti sto spiegando e non può più tradursi tra l'altro in linguaggio pubblico e quindi il linguaggio che possa diventare anche linguaggio morale. È tecnica, diventa tecnica. E questo è un tema che era caro anche ad Hannah Arendt. Cosa succede quando un discorso, un sapere non è più, nel caso della Weil, non riporta direttamente alla morale, al piano della... e anche al piano dell'amore soprannaturale. La Weil diceva nella scienza moderna non c'è nulla da amare, sembra che non ci sia più nulla da amare, ma detto in termini arendtiani anche soltanto cosa succede quando non è più sottoponibile al giudizio comunitario. Noi oggi viviamo in un mondo e utilizziamo strumenti che non siamo capaci di capire e di cui non possiamo discutere attraverso il linguaggio comune. E l'altro tema che chiama un confronto tra le due pensatrici e che Giancarlo affronta in questi saggi è quello del lavoro con cui l'uomo ricrea la sua vita, come dice anche Simone Weil. Simone Weil, l'avete sentito anche dalle citazioni di Maria Concetta Sala, insiste molto sul rapporto che c'è tra il pensiero e ciò che si fa. E qui invece il confronto è più un contrasto, no? Con la vita attiva dell'Arendt. L'uomo ricrea se stesso attraverso il lavoro, ma questa è la sua, come dire, per lei la sua pena animale. E, un altro punto che mi sembra fondamentale di questo libro è molto utile è il fatto che se uno genericamente dice Simone Weil riporta il cristianesimo a delle radici greche, discutibilmente, a Platone, a una sapienza mediterranea, allora qualcuno può catalogarla come platonismo cristiano e qui ci sono delle pagine efficacissime di Giancarlo Gaeta che dice non è l'espressione giusta perché per platonismo cristiano, appunto richiamandoci all'umanesimo, al rinascimento, a tutt'altra tradizione, si intende in fondo l'intreccio che dà una sorta di trama intellettuale e filosofica al cristianesimo e la sua intellettualizzazione, mentre invece per Simone Weil ciò che accomuna queste sapienze è un sapere mistico, è una verità mistica e non appunto una sorta di intreccio nel quale i greci forniscono il telaio intellettuale e il Vangelo fornisce la fede. Da questo punto di vista, e qui davvero vado molto velocemente, ma un'altra suggestione per me molto forte. E a un certo punto Gaeta sottolinea il fatto che per lei il richiamo alla Grecia è anche il richiamo a una religiosità e a una vita religiosa che non sia più scissa dalla vita profana. E questo è un tema che mi fa pensare a un altro scrittore, pensatore invece italiano che si occupò di Simone Weil con affinità e differenze, cioè Nicola Chiaromonte. Nicola Chiaromonte riteneva una chimera l'associazione weiliana tra cristianesimo e radice greca, però insisteva non a caso sullo stesso tema. Lui diceva il cristianesimo ci ha insegnato non a credere ma a voler credere, a un uso del verbo credere che è un uso secondo lui perverso, perché si crede alle cose, al mondo che tutti i giorni ci appare davanti quando ci alziamo e torna a tramontare quando andiamo a dormire. Si crede a qualcosa di cui non siamo totalmente sicuri scientificamente, ma che ha a che fare con la comunità, la società, ciò che tutti percepiamo, mentre invece il cristianesimo ci chiede un altro modo di credere che ci separa dalla realtà e dalla vita di tutti i giorni. E quindi questa esigenza di grecità si inserisce anche in questa esigenza. Le ultime due cose che volevo dire, una ecco, è l'aspetto della
che è molto evidente nel famoso saggio sull'Iliade o il poema della forza, e che oggi davvero ha più che mai bisogno, secondo me, di essere letto, meditato, diffuso. È il saggio, per me uno dei più bei saggi filosofici di tutto il Novecento, in cui Simone Weil parla dello sguardo omerico supremamente equo, dello sguardo greco originario supremamente equo, perché è lo sguardo di chi sa che non c'è assolutamente una differenza sostanziale tra i vincitori e i vinti. Nell'Iliade, quando gli Achei credono di avere tutta la forza, credono di possedere la forza e la vittoria come si possiede un oggetto, sono trascinati ad abusarne e puniti della loro ibris. E lo stesso succede ai troiani. Credono di possedere qualcosa che invece non si possiede, la sorte, il destino. E oggi, cioè in una fase nella quale, in decenni nei quali è sparita qualunque credenza comunitaria nella possibilità che le nostre società siano radicalmente diverse da come sono, e qui non voglio assolutamente esaminare se le credenze che erano vive fino a qualche decennio fa fossero legittime, anzi la Weil ci ha insegnato che l'idea di rivoluzione è un'idea che non funziona nel senso moderno, ma fatto sta che finché sopravvivevano in maniera diffusa quelle credenze, si aveva anche la percezione comune, forse molto più di adesso, del fatto che chi è vinto può essere anche l'avanguardia di un cambiamento futuro. Oggi invece, nel linguaggio di soprattutto di chi ha ancora un po' meno anni dei miei, chi è vinto è semplicemente uno sfigato, parola nella quale significativamente è anche la sfiga, la sorte cattiva diventa la colpa e diventa il difetto e l'offesa. Ecco, il fatto che ci sia un filosofo così importante del Novecento che ci richiama una verità che in realtà è molto meno non è più rassicurante, è molto meno rassicurante, cioè che la forza che ognuno di noi può avere in alcune situazioni e che per la Weil ha qualcosa di geometrico, è quasi una forza di gravità, non ci appartiene, è un sapere che tendiamo a dimenticare. Ecco, anch'io chiudo con una domanda che invece riguarda il rapporto controverso della Weil con la tradizione ebraica, non solo in teoria. La Weil tenta di tagliare dall'albero cristiano, adesso sono un po' estremo, ma insomma quasi l'eredità dell'Antico Testamento, salvo appunto, adesso ho appena evocato il tema dei vinti e della sorte, salvo Giobbe e poco altro. Ma anche, non vorrei fare a Giancarlo solo una domanda, diciamo così, teorica, ma anche una domanda pratica, perché la Weil è la ragazza che va a vedere cosa succede in Germania, è la ragazza che fa mesi sfiancanti nelle fabbriche per capire cosa vuol dire la vita operaia, è la ragazza che va in Spagna e si arruola nella colonna di Durruti, che farà quello che farà successivamente progettando addirittura un corpo di infermiere da prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale, facendo, come dice Giancarlo, come dice lei, Giancarlo riporta questa citazione, mi pare, l'inventario della civiltà che ci schiaccia nella prima radice, come stavano facendo altri, Auerbach, Curtius, Löwit, no? Crollo di civiltà, riassumiamo cos'è stato l'Occidente. E ha sempre legato quindi la sua attività teorica con quella pratica. Eppure in quegli anni stava avvenendo lo sterminio del suo popolo. E volevo chiederti qualcosa su questo, non aggiungo parole perché non saprei dirne, ecco, però qual è il rapporto della Weil con ciò che stava accadendo al suo popolo in quegli anni? Grazie. Grazie. Grazie a Matteo Marchesini, che ha iniziato il suo intervento citando una rivista molto, molto importante, credo per tutti noi, anche per me è stato ho letto per la prima volta Simone Weil proprio grazie a una pubblicazione di quella rivista, ed era Il corpo di infermiere di prima linea, che era appunto pubblicato. Il progetto. Esatto, il progetto.
pubblicato lì, credo appunto negli anni Ottanta, insomma ormai molto, molto tempo fa. Adesso daremo la parola a Guglielmo Fornirosa. Volevo solo aggiungere che appunto leggere Simone Weil è sicuramente un'esperienza importantissima. C'è stato a Bologna molto tempo fa, animato da Giancarlo Gaeta, Pier Cesare Bori, Guglielmo Fornirosa e alcuni altri docenti dell'Università di Bologna, ma anche di molte persone, giovani e meno giovani, c'è stato un gruppo che si chiamava Simone Weil, che si riuniva settimanalmente semplicemente per leggere e commentare a prima vista, così di primo impatto, i testi della Weil. È stata un'esperienza importantissima, durata molti anni, alla quale credo molte persone debbano molto. Ecco, avvicinarsi e leggere, e in qualche modo reagire immediatamente alla fonte, immediatamente al testo, grazie poi anche naturalmente all'accompagnamento di questi professori che in qualche modo avvicinavano, ecco, ancora di più il testo alle persone. Matteo ha citato questo libro bellissimo, La rivelazione greca di Simone Weil. Leggo un altro breve passo prima di dare la parola a Guglielmo. È tratto dallo stesso saggio che citava Matteo, l'Iliade o il poema della forza. La forza che uccide è una forma sommaria, grossolana della forza, ben più varia nei suoi procedimenti e ben più sorprendente nei suoi effetti è l'altra forza, quella che non uccide, quella cioè che non uccide ancora, sicuramente ucciderà o forse ucciderà, oppure è soltanto sospesa sull'essere che a ogni momento può uccidere, in ogni caso muta l'uomo in una pietra. Dal potere di trasformare un uomo in una cosa facendolo morire deriva un altro potere, ben altrimenti prodigioso, quello di fare una cosa di un uomo che resta vivo. Egli è vivo, ha un'anima, tuttavia è una cosa. Strano essere, una cosa che ha un'anima, strano stato per l'anima. Chi può dire quanto ad ogni istante per adattarvisi deve torcersi e ripiegarsi su se stessa? L'anima non è fatta per abitare una cosa. Quando vi è costretta, non c'è più nulla in lei che non soffra violenza. Guglielmo Fornirosa. Grazie. Effettivamente sembra che parli dei campi di concentramento. Dunque, si sente? Penso di sì. Mi scuso innanzitutto per la voce bassa e forse anche per qualche colpo di tosse che potrebbe arrivare perché sono influenzato, ma non potevo mancare a questa riunione che almeno in parte io intendo come una riunione di amici, perché poi vedo tra voi anche diverse persone che hanno partecipato a quello che la Bruna ricordava, il gruppo Simone Weil, che è stato attivo soprattutto negli anni 90, fondato da Giancarlo Gaeta e Pier Cesare Bori. Dunque, di questo libro io avevo letto quasi tutto naturalmente, perché avendo lavorato una decina d'anni negli anni 90 su Simone Weil, tutte le edizioni italiane, o quasi tutte le edizioni italiane, erano curate, tradotte da Giancarlo Gaeta. E sottolineo il fatto, per chi non lo ricorda o non lo sappia, che l'edizione italiana dei Quaderni di Simone Weil in 4 volumi è la prima edizione critica nel mondo, in Europa, nel mondo, di questi testi, perché le edizioni francesi sono venute in gran parte soltanto dopo. Quindi noi avevamo questi strumenti importantissimi che erano messi a disposizione appunto dalla Delphi e dal lavoro di Giancarlo. Quando ho riletto la prefazione di questo libro, che raccoglie quindi quasi tutti gli scritti di Giancarlo Gaeta, che erano o introduzioni o postfazioni di testi di Simone Weil, e mi è capitato di osservare certe parole che si ripetono, che sono parole molto significative: distanza, estraneità, assenza.
E quindi direi anche l'indicazione di una doppia distanza. Innanzitutto c'è quella che Gaeta indica, e cioè la distanza di Simone Weil rispetto al proprio tempo o alla cultura del proprio tempo. Quindi una specie di incontro mancato che negli anni 30 o 40 era sembrato possibile. Però dice anche Gaeta che già negli anni 50 Camus e Mounier ritenevano questo incontro impossibile. Poi c'è un'altra distanza. Gaeta parla a questo proposito anche di alterità, di mistero. Cioè sarebbe la distanza che separa l'interprete dalla personalità che vorrebbe comprendere. Qui cito Gaeta. Gaeta dice che la ricerca ha preso la forma di un approccio problematico segnato dalla coscienza di una distanza irriducibile, di un'alterità che mi si rivelava un enigma impossibile da sciogliere per le vie ordinarie di una lettura distaccata, così forte era il potere di interrogazione che veniva da quell'esistenza. È un testo che è già stato citato qui appunto dalla signora Sala. Quindi c'è questa doppia distanza, sottolineata anche dal fatto che il termine ricorre anche in una frase di Michel de Certeau che Gaeta ha scelto per metterla all'inizio del proprio libro. Però in quest'ultima frase direi che ci viene presentato il nuovo termine di cui avremo bisogno per correggere la prospettiva. Il nuovo termine è esistenza, il potere di interrogazione che veniva da quell'esistenza. Quindi questo lo dico sia nel senso che per comprendere l'autore bisogna ricollocare questa esperienza intellettuale nella situazione vissuta, altrimenti ogni accesso a questo pensiero ci sarebbe tolto. Cito ancora dalla prefazione del libro: consapevolezza di una distanza crescente nella misura in cui mi appariva evidente l'impossibilità di comprendere qualcosa di un'opera tanto singolare a meno di cogliervi i motivi esistenziali che ne hanno determinato forma e contenuti. Ma questo è soltanto un primo significato. Un altro senso, direi, di questo termine di esistenza in questo contesto è che quest'opera si rivolge a noi, pone in questione la nostra stessa esistenza. Non si tratta soltanto dell'esistenza di Simone Weil, ma della nostra. Perché quando si dice così forte era il potere di interrogazione che veniva da quell'esistenza, si vuol dire che è soltanto accettando di essere interrogati che possiamo capire colei che ci sta interrogando. Quindi questo mi sembra abbastanza importante. Poi, riguardo a quella che Gaeta indica come l'assenza di Simone Weil nella cultura del Novecento e successivamente anche fino a noi, e cioè che il suo pensiero non sia mai stato veramente accettato, veramente discusso. Beh, io di questo non sono sicuro, perlomeno la questione andrebbe interpretata. È proprio vero quello che dice Gaeta, che l'attualità, cito, l'attualità di Simone Weil sta oramai per intero nell'assenza. Ecco, ora riguardo a questo vorrei dire qualche cosa, innanzitutto su Simone Weil e poi anche su Gaeta, sulla sua formazione e sulla sua posizione intellettuale. Dobbiamo chiederci quindi qual è il significato di questo pensiero nel contesto attuale. Ora, certo, non è un pensiero che possa costituire una guida per le masse o per un partito, o che fornisca un'ideologia, un insieme di dottrine che permettano di rispondere più o meno a tutte le domande nella politica, nell'estetica, nella religione. Noi sappiamo benissimo che ci sono stati nel Novecento autori di questo tipo che nella prima metà del
XX secolo in Francia hanno avuto un ruolo importante. Ad esempio ricordo, perché la mia generazione se ne ricorda molto bene, Jacques Maritain, che ha influenzato i movimenti cattolici di vari paesi, anche dell'America Latina e anche dell'Italia, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. No, direi, il messaggio di Simone Weil è più segreto, rivolto al contesto esistenziale, alla singolarità di chi ascolta, e coinvolge, come è anche stato già detto, la dimensione corporea. Occorre, per così dire, provare nella propria vita la verità di ciò che ci viene detto. Ho parlato di singolarità, e questo ovviamente ci riporta a Kierkegaard, che, tra l'altro, ricordo, perché non tutti lo sanno, che Giancarlo Gaeta ha fatto la sua tesi di laurea su Kierkegaard. E ci riporta a Kierkegaard che, come Simone Weil, odiava la nozione di progresso. Ricordo che nelle polemiche di Kierkegaard, contro l'idealismo e il positivismo, il filosofo danese scherzava sulle speranze di successo della sua Chiesa, dicendo che forse, dato che si progrediva in tutti i campi, tutti avrebbero prima o poi aderito al cristianesimo e, perché no, anche alcune specie di animali superiori, come i cani o i cavalli. Questo è abbastanza nello spirito di Simone Weil, benché non si possa parlare di esistenzialismo in senso stretto, né in senso storico, nel senso dei manuali di filosofia. È pur vero che Simone Weil insiste sulla singolarità, sulla coscienza o sulla ragione individuale. Siamo nell'epoca dei grandi partiti di massa, dei sistemi totalitari, nazisti, fascisti o comunisti, e qui è dei primi tentativi organizzati di manipolazione pubblicitaria delle coscienze. E Simone Weil si oppone con tutte le sue forze a questa situazione. Dice, citando i Vangeli nei quaderni, quando due o tre sono adunati nel mio nome, e questa è la frase dei Vangeli, poi lei continua, non uno solo, ma neppure cento, due o tre. Questa è una prima questione. Ora, per quanto riguarda il compito dei quaderni, l'ultima grande opera di Simone Weil, tradotta da Gaeta fra l'83 e il 95, mi pare di ricordare, il compito dei quaderni io lo vedo principalmente come la costruzione di una cristologia metafisica o di una metafisica cristologica aperta a tutte le culture. Cioè, la luce vera del prologo del quarto Vangelo è presente agli uomini di tutti i tempi, all'interno di ogni civiltà, secondo una grande diversità di forme che occorre descrivere, classificare, accostare, come nelle forme che ci sono più note del pensiero greco e orientale. Quindi la cristologia di Simone Weil è aperta e problematica, perché al di là del cristianesimo storico vi è un cristianesimo ideale o eterno che cerchiamo di raggiungere e realizzare, e le cui tracce sono sparse dappertutto, in tutte le tradizioni e religioni. È possibile, ma su questo punto abbiamo forse delle oscillazioni nell'autrice, che Simone Weil non intenda legarsi all'idea di una sola rivelazione, avvenuta una volta e una volta sola nella storia. E questo potrebbe essere anche un elemento di divisione nei confronti della Chiesa Cattolica, uno dei motivi per cui mantiene una distanza nei confronti della Chiesa Cattolica. Ora, qual è il principio cristologico fondamentale presente in tutte le culture, le religioni, le grandi filosofie? È la condizione di marginalità, di sventura, la sconfitta sociale e storica. I popoli vinti, cancellati dalla storia e dalla memoria. Quindi la condanna, l'esclusione, sono il punto da cui guardare la realtà, da cui conoscere la verità.
Per esempio, rivolgendosi all'amico Joël Bousquet, grande invalido della Prima Guerra Mondiale, Simone Weil parla ripetutamente di una specie di privilegio che consisterebbe nel vivere direttamente nel proprio corpo lo stato generale del mondo caratterizzato allora dalla guerra. Felici coloro, cito da una lettera del 12 maggio del 42, felici coloro per i quali la sventura che è entrata nella loro carne è la sventura che il mondo stesso prova in quel momento storico. E poi parla subito di Cristo. 20 secoli fa, nell'impero romano, la sventura dell'epoca era la schiavitù, di cui la crocifissione era il termine estremo. Quindi vivere la propria epoca nella carne e nella sventura vissuta nella carne. Dunque, direi, ci potremmo trovare davanti a una specie di svolta. La componente illuministica regredisce. Non c'è una verità a portata di mano, non c'è l'evidenza, l'immediato rapporto con l'oggetto, la facile accessibilità alla verità che poteva essere ancora presente agli eredi di Cartesio o di Rousseau. Perché la verità è Dio, cioè è qualcosa di infinitamente lontano e incomprensibile, come sostenevano i mistici del Cinquecento. E ricordo che San Giovanni della Croce ha avuto un ruolo decisivo nel pensiero dell'ultima Simone Weil. E anche perché la verità o l'esperienza umana dei popoli vinti lascia nella memoria dei vincitori soltanto delle deboli tracce. Quindi Simone Weil proclama a voce alta la bellezza, l'importanza della sconfitta. Ricordo che conosceva di Joseph Conrad le storie degli avventurieri inglesi che si erano perduti in Oriente. Quindi questa importanza della sconfitta. Appare adesso la necessità di attraversare il deserto, cioè una specie di morte. E questo in effetti appartiene a tutta la sua polemica con Bergson, il suo rapporto, diciamo, negativo con il bergsonismo. Occorre la necessità di attraversare una specie di morte, quella che San Giovanni della Croce chiamava notte oscura. Scrive nei quaderni: amare la verità significa sopportare il vuoto e di conseguenza accettare la morte. La verità è dalla parte della morte. Non è possibile amare la verità con tutta l'anima senza strappo. Ma, e concludo per questa parte, con questo che sto dicendo non lo possiamo raccontare alle masse, secondo Simone Weil, le masse che sono irretite, ingannate dalle favole del progresso, dello sviluppo economico, dell'arricchimento. Sono cose che possiamo suggerire alla coscienza individuale, nel segreto. Perciò Simone Weil non ha creato una scuola, non ha avuto eredi, non ha influenzato la politica o la religione dei grandi numeri. Si tratta di un'esperienza solitaria, di un'avventura solitaria, un poco come quella del mistico spagnolo, che ha avuto ammiratori e compagni, certamente, compagni appassionati, fedeli, sempre però come singoli. Poi vorrei dire qualche cosa su Gaeta stesso. E Gaeta, nella sua prefazione, dice, qualche pagina prima della fine della prefazione, dice: quanto all'opera, e poi parla di Simone Weil. Poi nell'ultima pagina dice: quanto a me. Allora uno pensa che là si parlerà di lui, invece dice: quanto a me, e poi continua a parlare di Simone Weil. Allora vorrei dire qualcosa di lui, e credo di poter dire questo, che la sua formazione, la sua posizione intellettuale è stata almeno in parte influenzata, e parlo dal punto di vista filosofico, nel senso che non parlo assolutamente della sua posizione, che è tutt'altra, come storico del cristianesimo primitivo, eccetera, ma dal punto di vista filosofico la sua posizione è stata influenzata da autori che nel periodo fra le due guerre,
fra le due guerre mondiali, vivendo spesso in condizioni estreme, hanno guardato con lucidità e coraggio la fine di un mondo. Diciamo pure, se vogliamo tenere come presente lo spartiacque della guerra del 14, il mondo borghese dell'Ottocento. Molti di loro sono morti all'inizio degli anni 40. Walter Benjamin, Simone Weil, Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer. Essi hanno pensato, ognuno secondo diverse modalità, che la tradizione politica e religiosa dell'Occidente non era più in grado di comprendere il presente, ovvero di parlare di ciò che stava accadendo, di dirlo, di esprimere ciò che stava accadendo. La sensibilità politica e religiosa di Gaeta si è formata in questo ambiente e certo bisogna aggiungere anche la sua sensibilità letteraria, che in queste condizioni non è certo un'aggiunta o un'appendice arbitraria, ma è inevitabilmente collegata alla sua posizione intellettuale. Ci si può chiedere, ovviamente, fino a che punto lo smarrimento creato dalla Grande Guerra e dai successivi totalitarismi e razzismi può essere ancora significativo per noi, oppure quanto quella cultura, intesa globalmente anche nei suoi aspetti propositivi e attivi, di questo si è parlato, basta pensare a un libro come La prima radice di Simone Weil, quanto questa cultura oggi abbia ancora qualcosa da darci. Gaeta, direi, è preciso su questo punto. Quella cultura rimane la più importante del secolo scorso, perché ha dovuto affrontare con mezzi inediti e in situazioni estreme la perdita dei tradizionali valori morali e religiosi. E perché il mondo che ci troviamo di fronte non è sostanzialmente cambiato. Le chiese, i partiti politici hanno cercato in seguito il più rapidamente possibile di chiudere quel periodo di smarrimento e di vuoto, di riproporre vecchie dottrine e pratiche sociali favorevoli alla loro riaffermazione, ma da un punto di vista più profondo, e cioè dal punto di vista del pensiero, quel vuoto è il punto di partenza imprescindibile per una riflessione sul presente. C'è un prima e un dopo la guerra, un prima e un dopo lo sterminio degli ebrei, e questo vale anche per il pensiero, per la nostra coscienza politica e religiosa. Direi quindi, e mi avvio alla conclusione, che se noi consideriamo questa cultura che ha così profondamente interessato Giancarlo, direi che in questo senso prevale una sorta di negatività, nel senso che il desiderio di verità, di autenticità, rifiuta di limitarsi a una positività astratta, che è vissuta, che è sentita come falsa. Quello che i cosiddetti testimoni della catastrofe, cioè gli autori che ricordavo prima, quello che loro possono veramente offrirci è la consapevolezza, certamente dolorosa, che anche le forme odierne di ricostituzione del sociale manifestano quei tratti di superficialità, di finta omogeneità e di costrizione effettiva, che sono apparsi dapprima come caratteristiche delle società totalitarie, ma che oggi sono presenti in tutte le società che noi consideriamo democratiche. Per cui nulla è davvero cambiato. L'universo degli anni 30 era già un universo esploso, in cui la relazione umana era divenuta impossibile, e noi ci troviamo ancora in questo universo a maneggiare piccole illusioni di ricomposizione del sociale, sospesi su un vuoto che invece si allarga. Sono motivi, anche questi, che discendono abbastanza naturalmente da Simone Weil. Concludo leggendo alcune parole di Gaeta che si trovano nel saggio Parola e silenzio, che è un capitolo di un suo libro pubblicato 20 anni fa, nel 1999. Il saggio chiaramente parla del silenzio come luogo del divino,
come luogo privilegiato della conoscenza mistica, e naturalmente il silenzio tende a delegittimare i movimenti collettivi e la religione delle masse, la religione delle grandi masse. Il guaio, leggiamo, cito Gaeta, il guaio è che l'Occidente da tempo non è più cristiano, né saranno le adesioni di massa a farlo tornare tale. Il destino storico del cristianesimo è ormai nelle mani di quanti hanno preservato la coscienza della propria irriducibile singolarità al cospetto della trascendenza. Tutto il resto è gioco delle apparenze, è incantesimo. Grazie. Grazie. Grazie a Guglielmo Fornirosa. Adesso naturalmente Giancarlo Gaeta. Non è facile ora intervenire dopo le cose che sono state dette, insomma, perché sono un po' spiazzato, insomma, è quello che dire, insomma. Una cosa che mi sento di dire è questa, insomma, che diciamo così, nel bene e nel male, il rapporto con Simone Weil, nato quando era ancora uno studente universitario, mi ha progressivamente obbligato a ridefinire il mio modo di pensare, di sentire e di lavorare, cioè il modo, ad esempio, di interpretare il mio ruolo di docente, ad esempio, o di studioso. Questo è avvenuto per vie in parte consapevoli e in parte non consapevoli, insomma, perché evidentemente questi i testi della VEI, la pratica soprattutto ravvicinata, questa è stata una cosa decisiva, cioè l'aver tradotto per molti anni e basta. Ha probabilmente fatto sì che passassero, insomma, senza che ne avessi piena consapevolezza, cose che incontravano il mio modo d'essere, il mio modo d'essere caratteriale, emotivo. Insomma. Così, quando, ad esempio, ora Guglielmo si riferiva a questa mia prossimità, insomma, con gli autori degli anni 30, insomma, no? Dice un po' la stessa cosa, insomma, no? Cioè il leggere per me, leggere Benjamin o Bonhoeffer o Tillesum, insomma, sono stati un'esperienza più che un'intelligenza delle cose, insomma. A cui non ho potuto sottrarmi di fatto, insomma, ecco. E indirettamente questo poi ha influenzato molti altri campi, insomma, anche quelli della mia esistenza non da intellettuale, la mia esistenza pratica, la mia esistenza quotidiana, il mio quotidiano, insomma, il mio modo di rapportarmi con gli altri. Quindi anche un patire, insomma, ecco. In questo senso le cose che diceva sempre Maria Concetta, cioè, Maria Concetta mi sembra ha colto abbastanza bene, come dire, cosa c'è dentro a questo libro, insomma, ecco. Questa mia disposizione, insomma, a leggere le cose in un certo modo. Con forse, insomma, questo invece sarebbe un po' da chiarire, insomma, con anche forse un elemento di
di pessimismo che può dare l'impressione anche di un certo catastrofismo, insomma, anche se personalmente per me non è mai stato così. Penso che ci sono sempre delle vie di uscita, anche se invecchiando, insomma, mi è sempre più chiaro, insomma, che appunto i mali iniziati all'inizio del Novecento, insomma, e poi attraverso le due guerre, insomma, ormai ci stanno, come dire, sono arrivati a noi, insomma, stanno ritornando, insomma, nel nostro modo di pensare, di agire, di interagire socialmente, culturalmente, intellettualmente, in modo pesantissimo, insomma. Però mi sembra anche che in questi ultimi tempi, proprio perché la situazione, insomma, del convivere si sta di nuovo sfilacciando, rompendosi, frammentandosi, insomma, stanno riemergendo elementi spuri, elementi preoccupanti, eccetera. Tutto questo a me non appare del tutto negativo, dico sinceramente. Insomma. Mi appare come un momento questo di possibilità di chiarezza, in qualche modo. Perché? Perché mi sembra che si stia rompendo un certo conformismo. Mi sembra, insomma, che se guardiamo al periodo storico, che sono almeno i più in età di noi hanno tutto presente, insomma, dagli anni 50, 60 fino ad oggi, insomma, o fino a ieri, era quasi obbligatorio vedere le cose positivamente, che andavano bene, che stavano sistemate in un certo modo, insomma, no? Tutta la retorica, insomma, tra lo ieri, insomma, delle catastrofi, l'oggi della democrazia, della pace, non c'era più la guerra, insomma, tutto questo assetto è coperto non solo politicamente, insomma, no? La democrazia, tutto funzionava in qualche modo, ma anche coperto culturalmente. In questo Chiaromonte, che scrive negli anni 70, 80, l'aveva visto chiarissimamente, insomma, no? Questo tradimento degli intellettuali, questo, no? Questo loro essersi conformati acriticamente, insomma, a un mondo che in qualche modo, insomma, non era forse il migliore dei mondi possibili, ma insomma ci si poteva star contenti, insomma, si poteva operare, studiare, lavorare e soprattutto essere, come dire, al servizio al servizio delle istituzioni, dell'università, della politica, degli enti vari, insomma, che consentivano, insomma, di fare, di agire, di essere. Tutto questo mi sembra che sta franando, insomma, e forse franerà molto rapidamente. E a me questa sembra la caduta di una maschera, ecco. Almeno, come dire, per quel che riguarda la realtà sociopolitica. Ci ritroveremo in situazioni di violenza, ci stiamo già andando a essere dentro, insomma, ma bisogna imparare a leggerla, insomma, e a capirla. Quello che devo dire, seguito a sconfortarmi, richiamo quello che dicevo all'inizio, insomma, è che non riesco invece a percepire l'uscita dal conformismo culturale. Almeno non percepisco voci, insomma, ecco, che vanno, se non raramente,
in questo senso. Il che vorrebbe dire, insomma, come dire, l'apparizione, insomma, di un pensiero capace di guardare al di là, insomma, no? di ciò che appare. E anche di uscire dalla dialettica, insomma, spicciola, quotidiana, insomma, che poi consente a ciascuno di sopravvivere, di galleggiare, insomma, no, in questo universo. In questo senso la lezione di Simone Weil mi sembra necessaria. Mi sembra, come dire, socialmente, culturalmente e politicamente necessaria. Non tanto per le cose, insomma, no, per le indicazioni concrete o per le scelte lei fatte, insomma, ma come atteggiamento culturale di fondo, insomma, cioè come che in fin dei conti non era mica solo suo, insomma, no? Dovrebbe essere la veste, l'habitus, insomma, normale dell'intellettuale, insomma, no? Quello cioè di essere presente alla realtà vissuta, alla realtà contemporanea, puntando lo sguardo sul negativo, su ciò che non funziona, su ciò che, come dire, determina situazioni negative per i singoli, per le individualità. In un mondo, insomma, sempre più post-cristiano come questo, insomma, mi sembra che avere la forza, insomma, morale, insomma, di riproporsi nei termini in cui si era proposta la Weil, come Benjamin, come Hill, insomma, come Bonhoeffer, come tanti altri, in quegli anni, poi non è più stato tanto così, sia faccia parte del dovere, insomma, degli intellettuali, degli studiosi. In questo senso, Maria Concetta, sì, insomma, io penso che delle vie di uscita ci sono e bisogna cercarle, però guardando alla realtà storica contemporanea e provando un senso di partecipazione profonda a ciò che accade giorno per giorno nella società, insomma, essendo disposti a guardare, a interagire, insomma, a partecipare a questa situazione, insomma, ecco. Perché, ripeto, insomma, la situazione è migliore di quella di ieri, a mio avviso, quando tutto era chiuso, impacchettato e pronto ad essere messo in vendita. Matteo mi chiedeva del problema relativo, insomma, al modo con cui Simone Weil si è riferita, rapportata, insomma, a ciò che stava accadendo. Alla sua gente. È difficile rispondere a questa domanda. Se, come dire, perché di nuovo, come per tante altre questioni che lei ha proposto, bisognerebbe riuscire a interrogarla, a porla la domanda all'interno della sua personalità. Se lo si fa da fuori, si entra immediatamente in un gioco in cui hanno ragione un po' tutti, insomma, no? Le letture che se ne possono dare possono essere giustificate, soprattutto quelle negative, insomma, quelle critiche, insomma. E aggiungo, bisogna anche tenere presente la molteplicità dei modi
con cui gli ebrei, in modo particolare le personalità ebraiche, gli intellettuali, hanno vissuto questo problema e pensato. Basta il riferimento a Hannah Arendt, per esempio, stessa, insomma, no? Eppure, come dire, avendo condiviso, insomma, no? Eccetera, a un certo punto si è ritrovata poi, no, una situazione di estrema difficoltà, no, con la cultura ebraica e lei contemporanea. Io penso che culturalmente, inoltre, non era predisposta ad affrontare questo problema. E la sua formazione, a cominciare da quella familiare, Alain, la scuola, gli impegni scelti, le strade percorse, insomma, tutto questo in qualche modo gli rendevano estraneo il mondo ebraico. Questo non la giustifica in toto, perché appunto, come ricordava Matteo prima, così come si era mossa, insomma, no, con grande sensibilità verso altre situazioni, altrettanto avrebbe potuto fare in quel senso. Ma il perché non lo abbia fatto, si sia ritratta, cioè, in qualche modo, ripeto, può essere interrogato solo, credo, attraverso una ulteriore riflessione sulla sua biografia. Bisogna riuscire a fare un passo, insomma, no, al di là della pura presa di posizione. Ultimamente l'associazione Simone Weil ha pubblicato un intero quaderno, insomma, di Cahiers Simone Weil, cioè della rivista che si occupa esclusivamente, dedicata a questo problema, insomma, con esiti assolutamente contrastanti, insomma, no? Cioè, le prese di posizione appaiono tutte non risolutive, anche quelle criticissime, insomma, ecco. Forse la posizione che sento ancora più vicina forse alla verità era quella di Levinas, che è stato, secondo me, si è avvicinato a capire qualche cosa, insomma, perché è riuscito a bilanciare una forte critica con una, come dire, con l'ascolto in qualche modo delle voci interiori di Simone, insomma, no? Come dire, da ebreo si è posto su tutti e due i versanti, insomma, e quindi è riuscito forse a dire qualche cosa di più. Sì, si è parlato di attualità, insomma, no? Guglielmo, forse, insomma, attualità o meno Simone Weil, insomma. Beh, ho già risposto, insomma, in qualche modo, insomma, non mi sembra di dover aggiungere altro. Grazie. Volete che ci siano delle domande? Abbiamo ancora qualche minuto, quindi se qualcuno di voi vuole fare delle domande o una breve riflessione, naturalmente ben accolta. Dico una cosa solo di un minuto. Oltre ai saggi di Giancarlo, le cose che più mi hanno avvicinato alla Weil, che forse hanno a che fare con l'attualità di cui parlava Giancarlo, sono una
un passo molto famoso della Prima Radice, in cui dice, e siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, possiamo anche sconfiggere Hitler, no? Ma Hitler ha già vinto comunque, e ha vinto perché la nostra concezione della grandezza è esattamente identica alla concezione della grandezza che ha Hitler. E credo che quando Giancarlo adesso diceva la suppurazione del Novecento è arrivata qui, non soltanto per le cose, per la situazione sociopolitica, ma credo anche per la nostra mentalità comune. Io non credo, per esempio, di potermi, penso che valga, non dico che varrà per tutti, ma non credo affatto di potermi tirare fuori da questa definizione di Simone Weil se guardo la mia vita quotidiana. Cioè non credo che la nostra concezione della grandezza come autoaffermazione in quel senso pubblica, anzi credo che i nostri mezzi di comunicazione sempre più pervasivi, che sono questi, abbiano aumentato. E quindi no, vi consiglio di leggere questa pagina, perché mi sembra molto vicina alle ragioni che esponeva adesso Giancarlo. Solo questo, grazie. Ci hanno avvisato che fra 5 minuti la biblioteca chiuderà, quindi naturalmente ringraziamo l'istituzione biblioteca che ha ospitato questo incontro, e Giancarlo Gaeta, Guglielmo Fornirosa, Matteo Marchesini e Maria Concetta Sala. Questo è il libro edito da Quod Libet, Leggere Simone Weil, che abbiamo presentato oggi. E per chi lo desidera, appunto, domani un altro appuntamento al Doma alle ore 19 con l'arte della matematica. Grazie a tutti.